Ed eccoci in diretta anche oggi, venerdì 24 aprile. Buonasera a tutti voi. Hashtag io resto a casa. Questa è Maratona Bassanese, Piazza Bassanese. Vi aspetto per iniziare questa nuova serata assieme. E intanto condivido, inizio a condividere questo link. Iniziamo insieme a condividere questo link. Vado sulla mia pagina Facebook. Ecco qui. Condividi, ci siamo, così vi mando a tutti quanti il link. Intanto inizio a vedere gli occhetti che si collegano qui sopra. Ecco, io ce l'ho qui sopra, qui sopra, qui sopra. Vedo gli occhi che si collegano. E ci siamo per questa nuova diretta. Ora inoltro alcuni messaggi a voi, mi raccomando. Iniziate a condividere. Intanto Alessandro Carnevalaro è già collegato. Ciao Alessandro, un abbraccio fortissimo e benvenuto. Benvenuto oggi, venerdì 24 aprile, Piazza Bassanese. Eccoci qui, eccoci qui. Allora, vediamo. Perfetto. Io inizio a mandare ad alcuni di voi il link della diretta. Eccoci qui, fate anche voi, inoltriamo la diretta. Questa sera diretta speciale perché andremo in onda, dico sempre andremo perché mi immagino sempre la mia piccola orchestra popolare alle spalle, voi lo sapete benissimo, intanto saluto anche tutti i musicisti, Elodie Le Bigre, saluto Massimo Tuzza, saluto Paolo Cecchin, Lorenzo Stella, saluto il grandissimo trombettista Domenico De Nichilo e poi l'immenso Stefano Florio, alla chitarra, produttore e compositore, insomma. Da oltre 10 anni scriviamo assieme le musiche, le mie canzoni. Insomma, un abbraccio fortissimo. È come se li avessi qui in un abbraccio virtuale anche loro con noi. E intanto continua ad inoltrare questo link. Così creiamo una bellissima piazza. Tutti assieme, fatelo anche voi, mi raccomando. Lo mando anche agli amici della piazza. Alcuni di voi, perfetto. E così ho inserito. E vai, e vai, e vai, così vi ho inseriti dentro. Ecco qui, adesso lo mando anche a Ivana che aspettava il link per condividerlo sulla pagina del MEI. Questa sera saremo in onda sia sulla mia pagina che sulla pagina del meeting delle etichette indipendenti. Quindi chi volesse vedere questa puntata, è la 28ª puntata, abbiamo superato le 50 ore di diretta, per chi volesse può collegarsi anche alla pagina del MEI, Meeting, etichette indipendenti di Faenza. E intanto ciao a tutti, ci dice Vesna, e poi Francesco Bellini ci sono, e poi Perla Nera, ciao Luca, insieme è meglio. Intanto vado a vedere anche i messaggi passati, che mi scorrono, e intanto Karin, un abbraccio fortissimo, da dove ci scrivi Karin? Un abbraccio fortissimo, mi sembra Karin che scrive dalla Francia, Sara Bernardini, Sergio Magrina, Anna Maccari, eccoci tutti e tutte. E poi anche Ale Formenti, carissimo Ale, un abbraccio fortissimo, ben ritrovato. Ben trovati tutti e tutte, dice Gilda lì. Odette Mussolin è collegata. Ciao Luca, dice. E poi Perla Nera, poi Alessandro Carnevalaro, Marco Di Beo. Ciao Luca, ciao Fabio Mattiolo, carissimo Fabio, ben collegato. Alissa Dom è collegata, eccoci qua. Davide Brolati è collegato anche. Davide dice: Super Luca, ciao, grazie di cuore. Eleonora Edoardo, ciao, aspetto noi e loro. Eleonora, me la sono segnata, eccola qua, noi e loro per Eleonora. È che io voglio iniziare subito con una canzone molto intensa perché oggi è così che voglio dedicare gli auguri ad un'associazione a cui tengo particolarmente e anche molti di voi tengono a questa associazione. Il mondo che vorrei sono 10 anni, 10 anni dell'associazione Il mondo che vorrei. In questi anni di passione, di lotta e di impegno hanno fatto tantissimo per tutti noi e quindi con questa canzone io inizio questa diretta. Oggi è venerdì 24, un abbraccio fortissimo a tutti voi. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele, notte a camminare lungo il filo del destino. Sembra un attimo e la vita cambia la sua direzione. Un attimo e la vita è fuoco senza amore.
e le stelle si confondono tra la stazione e il mare. È una notte senza tempo da non dimenticare. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele. Chissà cosa ogni vita avrebbe dato al suo futuro. Dove avrebbero soffiato le vele di Hamza, giovane leone che amava il mare, il calcio. È tornato indietro a salvare la sorella Iman e ora riposano insieme al padre e alla madre. E le vele di Emanuela con il suo cappello rosso e i zucchini fritti mangiati insieme all'amica Sara, mentre giocano a voltare le carte del destino sotto lo sguardo di mamma Roberta. E dove avrebbero soffiato le vele di Federico, la voglia prepotente di vivere. Hai fatto appena in tempo ad incrociare lo sguardo di Marco e sei andato via con Elena, Emanuela e Mauro. E le vele di Andrea e Luisa, scarburato e pulce per gli amici, e del loro cane Filippo, a tutto gas per i verdi prati. Per i verdi prati è la notte di San Pietro, è la notte delle vele, notte a camminare lungo il filo del destino. Sembra un attimo e la vita cambia la sua direzione. Un attimo e la vita è fuoco senza amore. E dove avrebbero soffiato le vele di Claudio e Nadia? Se stai bene con una persona non importa dove si è, anche nel salotto di casa, abbracciati per proteggersi insieme. E le vele di Ilaria e Michela? Quella sera sono in casa. Gli amici sperano il meglio ma temono il peggio. Ora continuano il loro viaggio, mai con disperazione. E le vele di Mario e Ana? Non capisci e cerchi di capire. Non sei riuscita a girare la maniglia, a correre via nella notte. E dove soffieranno le vele di Alessandro e Marina? Quella notte i vostri figli si conobbero tra le macerie, uniti dallo stesso incubo. È la notte di San Pietro. Notte a camminare e lungo il filo del destino. Sembra un attimo e la vita cambia la sua direzione. Un attimo e la vita è fuoco senza amore. E le stelle si confondono tra la stazione e il mare. È una notte senza tempo da non dimenticare. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele. Chissà cosa ogni vita avrebbe dato al suo futuro. Come le vele di Rosario, innamorato di Viareggio, in fondo anche qui c'è il mare e un portico a casa ad aspettarti le sere d'estate. E le vele di Angela, eri abbastanza lontana per essere sicuro. Tua figlia e tuo nipote sono corsi subito da te, ma la paura ti ha rotto il respiro. E dove avrebbero soffiato le vele di Antonio? Il tuo impasto ti aspetta, ci vediamo domani. E si chiude la porta alle spalle, sulla passerella ti voltasti a guardare in faccia il treno. E le vele di Bed Latif e di suo fratello Nureddin, arrivato quella sera dal Marocco a coltivare il sogno di un lavoro in Italia, a condividerlo insieme alla cena con le amiche ecuadoregne Magdalena, Elisabeth e il cugino Rashid. E dove avrebbero soffiato le vele di Stefania e dei piccoli Luca e Lorenzo, i vostri piedi nudi vanno liberi come il vostro cuore. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele, notte a camminare lungo il filo del destino. Sembra un attimo e la vita cambia la sua direzione. Un attimo è la vita, è fuoco di cannone. E le stelle si confondono tra la stazione e il mare. È una notte senza tempo da non dimenticare. È la notte di San Pietro, è la notte delle vele. Chissà cosa ogni vita avrebbe dato al suo futuro soltanto per amore, per amore, per amore.
tanto per amore. E ho voluto aprire con questa canzone dedicata alla canzone del 29 giugno, dedicata agli amici dell'associazione il mondo che vorrei. Oggi l'associazione compie 10 anni. 10 anni di vita dell'associazione, di lotte, di impegno, di poesia. E grazie, grazie per tutta l'energia che siete riusciti a dare. Siete dei grandi, veramente. Tiziana dice bellissima, Angelo non te lo dico, ciao Luca, vista la lezione e a pezzetti, domani guardo tutta. Angelo fa riferimento alla lezione che ho tenuto all'Università di Padova con gli studenti di sociologia. Per chi volesse di questa piazza assistere a questo incontro, lezione, c'è un link privato, quindi scrivetemi, mandatemi il vostro numero di cellulare oppure tramite mail e mandatemelo però privatamente, non scrivetemelo qui perché qualcuno l'ha scritto anche qui, ma è meglio non scriverlo pubblicamente il numero, mandatelo su Messenger oppure su info@lucabassanese.it. Sarò lieto di mandarvi il link via WhatsApp di questa lezione che ho tenuto il 21 di aprile. E poi tanti sono i messaggi che sono arrivati, ecco: Matteo Carnevararo e Doriano Bianchi, complimenti, saluti dalla provincia di Lucca. Tiziana Baldassarri mi è subito fatto piangere, era doveroso oggi 10 anni di associazione del mondo che vorrei iniziare con questa canzone. Viareggio non dimentica, dice Alessandro, ma non dimentica e non deve dimenticare l'Italia e il mondo intero. Valentina Morra dice: eccomi, carissima Valentina, benvenuta in questa piazza. Vorrei ricordarvi che oggi, questa sera intanto c'è anche Ivo Bedini collegato, carissimo Ivo e Anna, un bacione fortissimo a tutti voi. E vorrei ricordarvi che questa diretta oggi va in diretta sulla mia pagina e anche sulla pagina del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, che abbraccio fortissimo perché da qua è stata una gioia ricevere dal MEI la targa per la miglior musica, come artista di musica popolare, insomma qui c'è la dicitura, ce l'ho lì la targa, Giordano e tutti gli amici del MEI, un abbraccio fortissimo, grande, da Luca Bassanese, veramente un abbraccio forte anche per quello che state facendo in queste ore anche voi, nel sostenere e nel lottare contro l'isolamento sociale. Come dice, e non mi stancherò mai di ripeterlo, lo psichiatra Bessel van der Kolk, nutrire la nostra salute mentale, lui dice delle cose fondamentali. Nell'epidemia del passato non c'è sempre stata questa possibilità di essere così connessi a grandi distanze ed è importante ricordarci oggi di questa risorsa fondamentale che può contribuire a mantenere nutrita la nostra vitalità come esseri umani, nel e nella mente. Lui ci dice: giochiamo, cuciniamo, cantiamo, suoniamo assieme e non per questo ci dimentichiamo di ciò che sta accadendo, anzi cerchiamo di fare tesoro di tutta questa situazione per uscirne migliori. E un abbraccio fortissimo anche a tutti i medici, a tutti gli infermieri, a tutti coloro che in prima linea si stanno spendendo e ci stanno aiutando quotidianamente. Questa canzone è dedicata a tutti coloro che ogni giorno lottano, credano e sperano in un mondo migliore. Zara za 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 za. Sono affamato di giustizia e non di rabbia, perché la rabbia uccide e non perdona. Distruggere non serve, dobbiamo costruire, a lamentarsi si finisce per morire. Zara za 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 za. E dimmi quali sono le cose in cui credi e questo che conta veramente. Ciò che odi no, non è importante, è solo un vuoto che riempie la tua mente. E intanto passa la processione e passa col santo in testa. Passa anche il giorno di festa e domani si torna a faticare. E intanto passa la processione e passa col santo in testa. Passa anche il giorno di festa, ma no, non passa il mio amore per la lotta no, non passa, ma raddoppia, io non resto qui a piangere, a guardare. Intellettuali, filosofi, preti, laureati, uscite e mettetevi a lottare. Giovani ex sessantottini, amici della rivoluzione culturale, distruggere non serve, dobbiamo costruire, a lamentarsi si finisce per morire. E intanto
santo passa, la processione e passa, col santo in testa, passa anche il giorno di festa, e domani si torna a faticare, e passa la processione e passa, col santo in testa, passa anche il giorno di festa, ma no, non passa il mio amore. Zara za za za, zara za za za, zara za 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 za. Ad ogni mio respiro cerco un motivo per non affondare, e ad ogni mio respiro cerco un motivo per rinascere. A tutti gli abitanti del pianeta Terra, a tutti gli abitanti del pianeta Terra, cazzo, non si può restare qui sempre a subire. Facciamo una gran festa, salta per l'indignazione, che porterà parole contro la disattenzione di chi non sa vedere, di chi non vuol capire che al mondo non esiste solo un modo di pensare. La festa è già iniziata, ora mettiti a saltare. Avanti, qui c'è un posto senza classificazione, tra musici e poeti, tra popoli e persone, perché la vera forza è nella partecipazione. Tra musici e poeti, tra popoli e persone, perché la vera forza è nella partecipazione. Allora salta, 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 non puoi farti male, salta, 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 ti fa stare bene, salta, 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 salta per l'indignazione, salta, 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 non puoi farti male, salta, 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 ti fa stare bene, salta, 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 salta per l'indignazione, perché la vera forza nella partecipazione. Ascolta, devi parlare la lingua del sole, della luna e delle stelle, e non dimenticare mai e poi mai il rumore del mare. Shh, ad ogni mio respiro cerco un motivo per non affogare. Ad ogni mio respiro cerco un motivo per rinascere. Ma cazzo, ma se mi guardo attorno, la gioia è un secondo. Facciamo una gran festa, salta per l'indignazione, che porterà parole contro la disattenzione di chi non sa vedere, di chi non vuol capire che al mondo non esiste solo un modo di pensare. La festa è già iniziata, ora mettiti a saltare. Avanti, qui c'è un posto senza classificazione, tra musici e poeti, tra popoli e persone, perché la vera forza è nella partecipazione. Tra musici e poeti, tra popoli e persone, perché la vera forza è nella partecipazione. Tra musici e poeti, tra popoli e persone, perché la vera forza è nella partecipazione. Allora salta, 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 non puoi farti male, salta, 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 ti fa stare bene, salta, 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 salta per l'indignazione, salta, 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 salta re, salta, 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 non puoi farti male, salta, 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 ti fa stare bene, salta, 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 salta per l'indignazione, perché la vera forza è nella partecipazione. Questa era Salta, salta per indignazione. Intanto Silvia Giacobbo dal Pra mi dice: Luca, tu sei uno dei pochi che non soffre la chiusura dei parrucchieri. Grandissima Silvia, un abbraccio fortissimo. Silvia, fammi sapere, dammi notizie, stai bene, stai bene, un abbraccio forte. Salta, salta, dice Andrea Alessandro Carnevalaro, Raffaele D'Alessandro, Andrea Sargentini, appena finita la quarantena, mega festone, salta come grilli, Antonella Rinaldi. Ciao Loredana Lombardo, ecco che si forma la piazza.
per chi si è collegato adesso, per chi si è collegato soprattutto dalla piattaforma del MEI, del MITI delle etichette indipendenti. Questa è Piazza Bassanese, hashtag io resto a casa. Marco Pancari dice davvero fantastico Luca, grazie di cuore Marco. E Antonella Rinaldi ha un'energia pazzesca, è un cantautore molto particolare, se lo segui ti innamori. Grandisse in questa piazza, insomma, questa piazza si formano anche consigli, e che bello, siete veramente meravigliosi. Buona serata Capellone, dice Barbara Peris. Grazie Barbara, non è arrivato nemmeno a me, forse non li hai ancora mandati, dice Antonella Rinaldi. Vediamo se invece li ho spediti, fatemi sapere, perché no, allora io, Antonella deve esserti arrivato, se non ti è arrivato c'è un problema di WhatsApp, insomma farmi sapere però, ciao tutto bene, oggi è il primo giorno di Ramadan e salutiamo i carissimi amici musulmani che sono, alcuni di loro sono anche collegati, abbiamo festeggiato la Pasqua cristiana, abbiamo festeggiato la Pasqua ortodossa e oggi salutiamo tutti gli amici che iniziano il loro primo giorno di Ramadan e vorrei mandare un bacio particolare a Maria, la mamma di Alassane Astu Mamadou, perché oggi è il suo compleanno, quindi primo giorno di Ramadan, il giorno del suo compleanno, non potrà festeggiare con una torta in questo momento, aspetterà, presumo che scenda il sole per festeggiare, un abbraccio di cuore veramente, e ti dico questo, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri, Maria, tanti auguri a te. Questi auguri che arrivino fino a te, Maria, un abbraccio e un bacio grande. Fortissimo, veramente tanti tanti auguri. E Alessandro Pistelli, Riccardo Pantarucci e Santucci, insomma, si stanno mandando. Mi dicono che se volete, attenzione che un altro messaggio mi arriva, dice non è arrivato nemmeno a me, no, questo è l'altro messaggio di prima. E poi io ho scritto il mio numero su Messenger, ma il link non li ho ricevuti. Allora, Pia Silvia, riscrivimi, se non hai ricevuto nulla, riscrivimi, perché vuol dire che mi sono dimenticato, ho sbagliato qualcosa io. Insomma, ma ieri notte facevo il giro, letti e terapie con la tua musica in tasca, carissima Silvia, un abbraccio fortissimo, veramente anche per il lavoro che stai facendo in questo momento, un bene per tutti, diventa ancora di più un bene comune. Sto bene, grazie, dono il mio servizio ad una RSA, diventato un reparto Covid più, e anch'io come tutti con turni lunghi, grandissima Silvia, un abbraccio fortissimo. Doriano De Santi, tutti insieme il prima possibile, dice il nostro carissimo Doriano, intanto arrivano amici che ci salutano dall'Ucraina, spasiba a tutti quanti gli amici ucraini, perché la vera forza nella partecipazione. Insomma, io ho promesso a Eleonora di cantare Noi e Loro, una canzone a cui tengo particolarmente, Noi e Loro. So che lo dico spesso, che tengo particolarmente le canzoni, ma sono figli e quindi Noi e Loro. Eccola qui. Ho incontrato un amico ubriaco che ce l'aveva con tutto il creato, coi comunisti, coi fascisti, coi centristi, coi baristi e persino con sua madre e con suo padre. Diceva questo mare di persone è una massa idiota e delirante. Come si fa a votare certa gente? Su questo c'era da ridire poco niente. Ma tra una frase e l'altra barcollando, attenzione, perché io sono partito con una tonalità altissima, eccomi qua. Ma tra una frase e l'altra barcollando, e ripeteva la sua dolce litania. E noi sappiamo i loro giochi, sono furbi questi idioti, tra le loro c'è una grande differenza. Noi e loro, e noi e loro, ripeteva come fosse dentro un coro. E noi e loro, noi e loro, sarei curioso di sapere come si divide questo insieme. Noi e loro, noi e loro, e ripeteva come fosse un usignolo. Fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione. E fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione. La 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 la. La 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 la
continuando a chiacchierare, qualche pausa all'orinale, siamo passati da Totò a Schopenhauer. E senza troppa divergenza, col rispetto della scienza, abbiamo messo l'Autan contro le zanzare. Lo sai che cosa fanno quelli lì al Parlamento? Seppelliscono lo Stato nel cemento. Di appalti e corruzioni ne abbiamo già pieni i coglioni, dobbiamo fare un salto, un cambiamento. E mentre proferiva queste ultime parole, inciampando con maestria e così sia, e ripeteva tra la gente: voi non capite niente, tra loro c'è una grande differenza, e noi e loro, e noi e loro, ripeteva come fosse dentro un coro, e noi e loro, noi e loro. Curioso di sapere come si divide questo insieme, noi e loro, noi e loro, e ripeteva come fosse un usignolo. Fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione. E fosse questo che distingue le persone, avremmo fatto già la rivoluzione. Lai 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 lai. Ho incontrato un amico ubriaco che ce l'aveva e con tutto il creato, col comunistico e fascistico e centristico e baristi, e persino con sua madre e con suo padre. E questa è la storia vera di un incontro con un amico ubriaco che incontrai in Via Reale a Vicenza, dalla quale poi, dal quale incontro poi nacque questa canzone. Intanto Ravi Galea ci saluta, Ravingala da Malta, grandissimo, Ravi Galea si saluta, Tiziana Baldassari, sei davvero un grande, ci stai facendo un grande regalo, praticamente un concerto quasi ogni giorno. Puoi fare, caro Adelante, grazie Emanuela Piero De Rizzo, e poi Andrea Sargentini saluta, ah, ciao Homo, mi dice, Elisa Orrico, carissima, ti sto guardando il tramonto, finita finalmente la settimana lavorativa, un abbraccio fortissimo Elisa, sono felice che oggi sei riuscita a collegarti, nonostante il tanto lavoro che ti hanno dato da fare, insomma, e viva le tue tonalità altissime, dice Rosanna Leonardi, grazie di cuore. Qui è tutto quanto dal vivo, però mi è stato chiesto la ballata dell'emigrante e poi dalla Turchia. Intanto Elvan Susur dalla Turchia ci saluta, un abbraccio forte Elvan, grazie di essere anche tu collegato con noi, e poi adelante, il cambiamento non è distante, se il cuore cambia la mente, e quindi questa canzone la dedichiamo, chi me l'ha richiesta questa canzone? Adelante, vediamo un po' chi me l'ha richiesta, è sempre, non è mai facile riuscire ad andare a Emanuela e Pietro, Adelante è per voi e sicuramente fate contenti molti della piazza, perché il ricordo collegato alla canzone Adelante è un ricordo molto intenso, che è il ricordo del carnevale di Viareggio con il carro di prima categoria Adelante dei maestri Le Bigre e Roger, che saluto infinitamente, saluto Elodie, saluto Benji, saluto Seba e saluto la grandissima Corinne Roger, che so che guarda sempre queste dirette, veramente grazie, un abbraccio fortissimo a tutti voi che siete sempre così vicini. Intanto io non trovo Adelante, ma non è un problema perché la conosciamo a memoria, ma Adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. C'era una donna che cercava una terra e non la trovava mai. C'era un bambino che cercava una stella e non la trovava mai. C'era una vita che sembrava più bella ma nascondeva una verità. Dietro le tende della notte dormimi accanto felicità.
adelante, adelante, il cambiamento non è distante, adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente, adelante, adelante, il cambiamento non è distante, adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente, adelante, 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 adelante. Todos somos revolución, no hay diferencia en el corazón. Siamo un único canto, il canto del sole. Todos somos revolución, no hay diferencia en el corazón. Siamo un único canto, il canto del sole. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, 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 adelante. Somos revolución, no hay diferencia en el corazón. Siamo un único canto, il canto del sole. Todos somos revolución, no hay diferencia en el corazón. Siamo un único canto, il canto del sole. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. Adelante, adelante, il cambiamento non è distante. Adelante, se il cuore cambia, cambia la mente. E questa era Adelante, Adelante per tutti voi, per tutti voi che state seguendo, hashtag io resto a casa. Questa è Piazza, Piazza Bassanese, grazie di essere qui anche questa sera tutti assieme, combattiamo l'isolamento sociale. E intanto arrivano i vostri messaggi. Barbara Deste sta guardando adesso, Adelante magnifica e super, dice Claudia Vecchi, e poi, sì Adelante magnifica, e Tiziana Badassari, spero che arrivi a te almeno la metà dell'energia che tu mandi a noi, grazie, grazie di cuore, a me l'energia vostra arriva, arriva, sappilo che arriva, perché nonostante questo schermo che ho qui davanti, comunque la vostra energia arriva veramente, veramente tutta quanta. E allora io proseguo, prendo la mia piccola fisarmonica, alla quale sono tanto affezionato, questa piccola fisarmonica degli anni 50, eccola qui. Una piccola fisarmonica di Castelfidardo, che come ben sapete è nelle Marche. Salutiamo anche tutti gli amici delle Marche. Da dove ci state scrivendo? Fatemi sapere da dove ci state scrivendo. Emanuela Perorizzo, Luca, sempre magnifica, Adelante, grazie mille, le tue canzoni sono sempre bellissime e arrivano al cuore, mi dice Emanuela. Intanto Andrea Parker, mi è saltata la connessione per 20 minuti. Andrea Parker scrive da Verona. Io so che Andrea è a Verona. E poi Odette, sei forte. Grazie, grazie di cuore. Fatemi sapere da che parte del mondo e d'Italia state scrivendo, perché è bellissimo, perché ogni volta si aggiungono degli amici nuovi che scoprono canzoni, che scoprono l'energia di questa piazza. A me fa molto 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 piacere. E Laura Lippi dice Pietra Santa, carissima Laura. E poi Doriano De Santi, quando puoi per noi, santo subito. E mi segno anche qua per Doriano, per santo subito per Doriano ed Ilaria, Ilaria, ok. Intanto per Eleonora ho fatto e noi e loro, ho esaudito il suo desiderio. Valentina Guerrieri, buonasera, oggi ci vuole bella ciao. A proposito di bella ciao, domani, per chi volesse, c'è questo appuntamento domani mattina organizzato dalla CGL SPI di Venezia assieme all'AMPI di Venezia. Io sarò presente, terrò una mezz'ora di intervento e poi chiuderemo tutti assieme con una bellissima bella ciao. E vi aspetto per chi volesse, che volesse partecipare, però è sulla piattaforma, bisogna avere l'indirizzo, quindi mandatemi tramite il vostro numero di cellulare oppure scrivetemi a delle persone di cui ho già ricevuto il numero, vi manderò il link
e ve lo mando direttamente su WhatsApp, e anche per questioni di sicurezza c'è un numero limitato di persone, ci fa molto piacere. Se potete, entrate col vostro nome e cognome più che con i nickname, che è sempre un casino, se no fare entrare la gente, capire chi entra, chi non entra. Insomma, si festeggia domani 25 aprile con l'Ampi di Venezia e con la CGLSP. Inizierà abbastanza presto, perché inizierà verso le 9 di mattina. Poi vi manderò il link, ripeto, se volete il link mandatemi il vostro numero di telefono tramite Messenger o su info@lucabassanese.it. Intanto Andrea Sargentini dice: come va? Andrea Sargentini, quando stiamo assieme tutti quanti va bene. E questa canzone è per tutta la piazza. Ciao Gino! Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Cercare un futuro e trovare un tesoro, per niente facile come lavoro. Sorridi fratello con gli occhi e col cuore, domani vedrai sarà un giorno migliore. Sorridi fratello con gli occhi e col cuore, domani vedrai sarà un giorno migliore. Nani nana nuninna na, nani nana nuninna ninna na. Si lamenta, è triste dover partire, ma sempre meglio che restare qui a morire. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, oh mia bella addormentata. E nani nana nuninna na, nani nana nuninna ninna na, nani nana nuninna na, nani nana nuninna ninna na. Si lamento, è triste dover partire, ma sempre meglio che restare qui a morire. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, oh mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, oh mia bella addormentata. Nani nana nuninna na, nani nana nuninna ninna na, nani nana nuninna na, nani nana nuninna ninna na. E tra i binari d'un'altra stazione nascono i sogni, sboccia un amore. Chissà se i suoi occhi saranno lampare e i suoi capelli onde del mare. E i suoi capelli onde del mare, e i suoi capelli onde del mare, e i suoi capelli onde del mare. Nani nana nuninna na, nani nana nuninna ninna na, nani nana nuninna na, nani nana nuninna ninna na. Spassiba! Ma caro paese che mi lasci andare, chissà se un giorno mi vedrai tornare, cantando una vecchia canzone d'amore. Lumare, lumare, lui entro lo sole, lumare, lumare, lui entro lo sole, lumare, lumare, lui entro lo sole, lumare, lumare, lui entro lo sole. E nani nana nina na, nani nana nina nina na, nani nana nina na, nani nana nina nina na. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, e ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, oh mia bella addormentata. Spassiva! Iari ari 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 ari. E
salutiamo i carissimi amici che ci scrivono e ci mandano cuori, baci e abbracci dall'Ucraina, veramente tanti tanti cuori e baci. E Marco Belcore, Marco Belcore dice: domani il mio compleanno, sarebbe bellissimo sentire dalla voce un tuo spezzone di Bella Ciao. E allora domani collegati, Marco, collegati domani mattina, perché domattina ci teniamo questo incontro con la CGL SPI di Venezia e l'AMPI di Venezia. Mandami il tuo numero su Messenger o su info@lucabassanese.it, che ti mando il link privato dal quale collegarti per questo incontro. Sarà meraviglioso. Se pensate che tutta oggi, questo lo voglio raccontare, tutta oggi si sono organizzati per fare in modo che possano partecipare più persone possibili, la piattaforma circa 500 persone che possono entrare, e in questa giornata ci sono stati i preparativi per far entrare oltretutto gli ultra ottantenni e i carissimi che hanno vissuto proprio il momento della liberazione. E la CGL SPI e l'AMPI ci tenevano a creare un incontro per il 25 aprile e ce l'hanno fatta, e domani mattina quindi si creerà una piazza incredibile, un evento veramente particolare, anche perché si utilizza una tecnologia modernissima e le persone che saranno presenti saranno la nostra storia. Quindi se volete partecipare mandatemi il vostro numero, io vi mando il link. A che ora domani mattina? Alle 9 inizia tutto, anzi anche un po' prima, ma vi mando il link che ve lo dico. Insomma, questa era la ballata dell'emigrante, passiamo a la casta. La casta non è una donna che porta una grande gonna per nascondere le sue virtù. La casta non sei tu, è una voce che canta in coro, una massa e un corpo solo. Non è proprio bella da vedere, poiché la casta è il potere. Il potere che ammazza la cultura, che affossa l'intelligenza, un potere che non ha sostanza e come un fungo vive su di te. È la casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che non sai come lavare, pulire, smacchiare. È la casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che produce figli suoi e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai. Non è facile da spiegare ciò che per istinto naturale chiameresti cancro del sistema, la casta assai ti lega. È una voce che canta in coro, una massa e un corpo solo. Non è proprio bella da vedere, poiché la casta è il potere. La casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che non sai come lavare, pulire, smacchiare. La casta, questa cosa oleastra, che protegge i figli suoi, e tu non ci sarai mai. E tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai. La casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che non sai come lavare, pulire, smacchiare. È la casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che non sai come lavare, pulire, smacchiare. È la casta, questa cosa oleastra, cosa conformista, che protegge i figli suoi, e tu non ci sarai mai, 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 e tu non ci sarai mai. La casta è una cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che protegge i figli suoi. La casta, questa cosa oleastra, liberiamoci della casta, che protegge i figli suoi. No! E questa era la casta dall'album La Rivoluzione. Intanto è arrivata anche Lucia Zanotto, ha finito di lavorare ed è qui in Piazza Bassanese. Francesco Bellini non in pubblica. Francesco Bellini scrive, probabilmente qualcuno ha scritto un numero di telefono, non scrivetelo pubblicamente, mandatemelo in privato il numero.
Eccolo qua, Lucia Giacometti, mandami il numero in privato, se possibile su Messenger oppure su info@lucabassanese.it, va bene Lucia? Grazie, grazie di cuore, per fortuna questa è una bella piazza, quindi non preoccupatevi, però è meglio, anzi, mandatelo in privato. Sì, perché è un numero chiuso e se mandi Luca il numero via Messenger poi ti manda il link. Bravissima Valentina, ti ringrazio di cuore per aiutarmi come sempre. Angelo, tu mi hai già dato il numero, quindi non preoccuparti, Angelo, perché ti arriverà questa sera, finita la diretta, io manderò il link per domani mattina. Intanto Marco Belcore ci dice, grazie, ho anche finito una terapia di chemio martedì, e mandiamo un abbraccio fortissimo e tanta energia al nostro carissimo amico Marco. Un abbraccio fortissimo. Giulia Isabella dice, ciao da Sciacca, e chiede confini, assolutamente, assolutamente. Una canzone che ci sta proprio anche in questa giornata, stiamo andando verso il 25 aprile. Questa canzone è Confini. Non vuoi capire che il mondo non è solo casa tua, e non vi sono immigrati ma solo viandanti, e non vi sono stranieri ma solo vicini, non vi sono confini, non vi sono confini. Nessuno può rubarti nulla, se ciò che è di più caro è la tua coscienza. Nessuno può rubarti nulla, se ciò che è di più caro sono i tuoi pensieri. Lo vuoi capire che il mondo non è solo casa tua, e non vi sono immigrati ma solo viandanti, e non vi sono stranieri ma solo vicini, non vi sono confini, non vi sono confini. Ogni strada ha il suo senso, il senso di andare, ogni strada un incrocio per poterti incontrare. Volano gli uccelli come vento tra le nuvole, e non vi sono regole né ne rivinci te, né rivinci te. Non puoi vendere la terra, non puoi vendere la terra sulla quale la gente cammina. Non puoi credere d'avere, non puoi credere d'avere qualcosa che non ti appartiene. Non puoi vendere la terra, non puoi vendere la terra sulla quale la gente cammina. E non puoi credere d'avere, non puoi credere d'avere qualcosa che non ti appartiene, che non avrai mai. No, 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 che non avrai mai. No, 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 no. C'è una voce che viene dal mare, al largo di Lampedusa c'è un figlio che non sa nuotare, e la notte diviene silenzio tra le stelle e le onde del mare, e la notte diviene silenzio tra le onde del mare. Al largo di Lampedusa c'è una voce che viene dal mare, al largo di Lampedusa c'è una figlia che non sa nuotare, e la notte diviene silenzio tra le stelle e le onde del mare, e la notte diviene silenzio tra le stelle e le onde del mare. Al largo di Lampedusa c'è la vita, la vita, la vita, la vita. Al largo di Lampedusa c'è la vita, la vita, la vita, la vita, la vita, la vita, che non puoi fermare, che non puoi fermare. No, 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 no. Non puoi vendere la terra, non puoi vendere la terra sulla quale la gente cammina. E non puoi credere d'avere, non puoi credere d'avere qualcosa che non ti appartiene. Questa era Confini, Confini, Confini. E poi invece Carmela, Carmen Geveni,
mi ha chiesto di cantare Canto. Canto è una canzone che è una sorta di manifesto di un modo di fare canzone. E come sono stato l'altro giorno e ho raccontato all'Università di Padova e in questo incontro che abbiamo fatto, anzi per chi volesse rivederlo, anche in questo caso mandatemi il vostro numero via mail o via messenger, che vi mando questo link dove andare a vedere privatamente l'incontro che abbiamo tenuto all'Università di Padova, perché altrimenti dovreste essere studenti e nel caso in cui siete collegati come studenti dell'Università di Padova, corso di sociologia, potete andare e vedere il video di questo incontro. E ho raccontato e ho parlato della canzone popolare e delle commistioni tra canzone popolare e canzone d'autore. Insomma, abbiamo fatto un incontro, ma soprattutto un incontro dal punto di vista sociologico, per parlare di quelli che sono i festival, i tanti festival che abbiamo incontrato in questo bellissimo percorso fatto per l'Europa. Ed ora vorrei cantarvi questa canzone, che per me è una sorta di manifesto. Scusate se questo è un canto sociale, ma io ho un'inclinazione naturale. Quando vedo che le cose vanno male, cerco di capirne la ragione. Scusate se poi scavo nella mente alla ricerca di una nuova soluzione. Io non credo in nessuna ideologia, preferisco la libera utopia, il sogno che non ha un'appartenenza e che nessuno può scoprire con la scienza. Per questo mi ritrovo qui a cantare, a sudare, a ridere, a gridare, che sento che anche tu non puoi soffrire un mondo fatto solo di miserie. Perché sento che anche tu non puoi soffrire un mondo fatto solo di miserie. Scusate se questo è un canto sociale, ma io ho l'inclinazione naturale. E quando vedo che le cose vanno male e cerco di capirne la ragione, per i tuoi occhi grandi di bambino che sanno guardare all'infinito, per le tue mani che si agitano al cielo, per il mio canto e per ogni tuo pensiero, e per la terra, per l'acqua e per la vita, e per la dignità che ci rende persone, e per il cieco che ha visto l'infinito. Io canto e non mi stanco di cantare, e mi agito perché l'indifferenza non possa avere giustificazioni, né padroni né falsi dei profeti che fondono con l'odio le ragioni. Perché sento che dentro a questa vita c'è un senso profondo di bellezza, e tu non devi ucciderla, ti prego, e si ritorni a dare vita a ogni pensiero. Perché sento che anche tu non puoi soffrire un mondo fatto solo di miserie. Perché sento che anche tu non puoi soffrire, e si ritorni a dare vita a ogni pensiero. Carissimi, questo era canto sociale. Vorrei dire ci è collegato Francesco Bellini, che dice: scusami, ma si blocca la diretta. Fatemi sapere se per voi la diretta si blocca o se per voi va tutto quanto bene. Intanto io mi state facendo sudare tantissimo, mi state facendo, perché è la vostra energia che arriva che mi fa sudare. Luca, siamo arrivati in ritardo, perdonaci. Canti ninna nanna alla nostra bimba, ninna nanna, tu dici ninna nanna ninna ninna nanna, e quindi la ballata dell'emigrante che ho cantato poc'anzi. Andrea, dimmi per la tua bimba, la ricanterei, ti dico la verità, come si chiama? Poi Francesco Bellini, scusa, si blocca anche a te? No, a me non si blocca, e ditemi ad altri di voi se si blocca la diretta. Intanto Tania Borealis Arcade Cyber Job, nonché Lorenzo Fongaro, ci dice: i confini non esistono, ho vissuto nella speranza che internet, aspetta se riesco ad aprirla, Lorenzo è molto lunga quindi non riesco a... la speranza di internet e di il computer chiarissero questo concetto, ma sono disilluso, mi rendo conto che è morta la possibilità che questi mezzi possano togliere confini e l'ottusità della cattiva gente. Insomma, non parliamo
parliamo della cattiva gente, parliamo di quelli che portano speranza e futuro, quindi Lorenzo, anche tu sei uno di loro perché ce l'hai dentro il cuore e quindi di conseguenza anche tu contribuisci a questa diffusione. Nel nostro piccolo tutti noi cerchiamo di fare un passo, ma soprattutto, come dicevo l'altro giorno, intanto Maria Pia dice ciao Luca e tu canta e non smettere di cantare, mi dice, come dicevo l'altro giorno, la cosa bellissima qual è? Educare alle emozioni le nuove generazioni, che non vuol dire inculcargli nulla di strano, ascoltare le nuove generazioni. E abbiamo voluto per anni insegnare alle nuove generazioni nozionismo, e invece bastava ascoltare le nuove generazioni, perché in loro c'è veramente quel seme meraviglioso della rivoluzione. E per questo adesso io vi canto una canzone che ha molto a che fare con questo. Incerto Roberta Papì manda un cuore, Laura Lippi, Francesca e Margherita chiedono Home Sweet Home, Adriana Secchi grande con i sottotitoli, facciamo anche il karaoke, Antonella Rinaldi tutto ok, Antonella ti è arrivato, Patrizia Martinese e poi Velia Greco, hola, ciao Velia, un abbraccio fortissimo a tutti gli amici del bistro di Viareggio. A me mi si blocca ogni tanto, dice Andrea Sargentini, il collegamento ogni tanto salta, dice Marco Pancheri, io qui vedo sempre bene, la diretta non mi salta mai, però vedo che altri appunto, a me non si blocca caro Luca, dice Emanuele Pietro, insomma dipende un po' dal vostro collegamento a questo punto. Barbara D'Este, ciao Luca, mi potresti suonare Ho conosciuto un uomo? E Barbara D'Este entra e chiede Ho conosciuto un uomo. E insomma io prima di cantarvi queste canzoni, ho un po' di canzoni in lista da farvi. La 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 La. Credo in una scuola libera e pensante che abbia un grande sogno, coltivare cuore e mente, l'arte della vita come unica insegnante, la matematica del cielo, la pazienza delle piante. Ho detto la pazienza, ho cambiato la parola, non la sapienza ma la pazienza, ma anche la pazienza ha a che fare con la sapienza e le piante hanno pazienza. La 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 la. Credo nello sguardo, nell'incanto di un bambino a cui nulla può insegnare, nella luce di un mattino. Credo in una scuola che io non ho mai vissuto, ma che a volte nello sguardo di un maestro ho incontrato. La 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 la. Per contare la bellezza può bastare l'infinito, per dipingere la terra sono quattro le stagioni, se chiudi gli occhi vedi un oceano di emozioni, e la poesia più bella sei tu a piedi nudi. Lai 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 lai. Credo nel coraggio di chi pensa che insegnare non sia solo un mestiere, ma la forza di cambiare, di cercare nella vita nuovi mondi da esplorare, contro l'odio e l'ignoranza e le miserie quotidiane, contro l'odio e l'ignoranza e le miserie quotidiane, contro l'odio e l'ignoranza e le miserie quotidiane. La 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 la. Per contare la bellezza può bastare l'infinito, per dipingere la terra sono quattro le stagioni, se chiudi gli occhi vedi un oceano di emozioni, e la poesia più bella sei tu a piedi nudi. Lai lai la lai 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 la lai 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 la lai lai la lai 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 la. Credo in una scuola libera pensante che abbia un grande sogno, coltivare cuore e mente. Grazie a tutte le insegnanti che hanno condiviso questa canzone. Sulla pagina Facebook siamo arrivati quasi a 1 milione di visualizzazioni di questa canzone. Veramente mi fa molto piacere che tra tutte le canzoni che abbiamo scritto io e Stefano fino ad oggi, più di 80 canzoni,
questa sia la canzone che avete cliccato così tanto, ascoltato così tanto. E amo tantissime altre canzoni, lo sapete, anzi vi invito ad esempio ad andare ad ascoltarvi la canzone europea del volontariato, un'altra canzone a cui teniamo tantissimo, con i visi, i volti dei tanti volontari che vi hanno partecipato, e ne approfitto anche per cantarla. È una canzone che è uscita dopo la canzone Credo in una scuola. Andate, cliccate e ascoltate anche È il mondo che cambia, Keep Your Voice Up, canzone europea per il volontariato, che in questo momento in questa piazza la dedichiamo a tutti, ai tanti volontari che in questo momento stanno veramente dando il massimo di loro stessi. Un abbraccio di cuore a tutti, a tutti. C'è un mondo che cambia se cambi anche tu. C'è un mondo che cambia se cambi anche tu. C'è un mondo che cambia se cambi anche tu. È il mondo che cambia quando tu cambias. E il mondo cambia contigo, libera tu luce interior, perché il mondo cambia contigo. In ogni goccia che scende e che sale, di goccia in goccia c'è il mare, un mare di gente, un mare di gente, dove tu sei importante. E non è matematica, la scelta deve essere libera, non serve l'informatica, nemmeno essere un acrobata. Keep your voice up, keep your voice up, tieni alta la tua voce. Keep your voice up, keep your voice up, libera la tua luce. Keep your voice up, keep your voice up, tieni alta la tua voce. Keep your voice up, keep your voice up, libera la tua luce. Por la terra, por la vida, por l'acqua e por el cielo. C'è un mondo che si muove e tu lo senti il movimento. Si muove per la terra, si muove per la vita, per l'acqua e per il cielo. Perché ognuno di noi è la cura, ognuno di noi è la cura. We can be the healing. Keep your voice up, keep your voice up, tieni alta la tua voce. Keep your voice up, keep your voice up, libera la tua luce. Keep your voice up, keep your voice up, tieni alta la tua voce. Keep your voice up, keep your voice up, libera la tua luce. In ogni goccia che scende e che sale, di goccia in goccia c'è il mare, un mare di gente, un mare di gente, dove tu sei importante, dove tu sei importante. E questa è dedicata a tutti i volontari italiani ed europei. Un abbraccio veramente di cuore a tutti voi, che la nostra energia, che l'energia di questa piazza arrivi fino a voi. E intanto io voglio salutare la carissima Sofì, che è collegata in questo momento. Sofì, Sofì, ci sei? Ci sei? Ho visto Seba che vi ha mandato un messaggio, perché ho una canzone che so che a te piace molto e che vorrei eseguirti, non l'ho fatta le altre volte. E intanto Rita Romano dice: grazie, adoro questa canzone, complimenti di cuore. E Leonora Edoardo: le mie preferite Credo in una scuola e Noi a loro, bellissima, grazie. Che poi Leonora e Noi e loro l'hai scoperta da poco, se non sbaglio, l'hai scoperta grazie a questa diretta, perché non la conoscevi. Roberta Papini dice: quante verità. Barbara Peris, bellissima. Francesco Bellini, mitico. Roberta Tofanin, e anche Roberta si è collegata. Patrizia Martirese dice: bellissima. Roberta Pardini, stupenda. E Cinzia Di Tommaso, bellissima, cantata con i bimbi della scuola, l'hanno adorata. E Antonella Rinaldi: no, non mi è arrivato il link, ma ti ho rimandato il mio cell da mettere in fila con gli altri. Benissimo Antonella, perché guarda, io l'avevo registrato il tuo cell e l'avevo registrato. Intanto ci saluta anche il carissimo Maurizio. Grazie Maurizio, grazie Maurizio, grazie di cuore. Aspetta che grazie di cuore Maurizio, veramente, se sei in diretta te lo sto scrivendo in diretta. Un abbraccio forte a Maurizio De Luca, che ho avuto il piacere di conoscere, il primario Maurizio De Luca. Un abbraccio fortissimo per ciò che state facendo, mi ha anche aggiornato sulla situazione non facile, e vorrei abbracciare di cuore tutti quanti. Lui lavora a Montebellune, quindi un abbraccio a tutti gli infermieri, ai medici, ai dottori e al carissimo Maurizio di Montebelluna, dove sono stato accolto veramente in maniera stupenda quando sono andato a operarmi
per l'ernia bilaterale, perché cantando, voi non lo sapete, ma cantando può accadere, specialmente quando si usa il tono lirico. Mi trovavo a Parigi, al Cabaret Sauvage di Parigi, con gli amici parigini, stavo tenendo un concerto e proprio su Salta per indignazione, mentre stavamo chiudendo il concerto al Cabaret Sauvage di Parigi, ho sentito un dolore forte nella parte inferiore inguinale. E lì ho capito di avere un'ernia, insomma, e così ho dovuto, poi per pigrizia mia, ho proseguito per due anni utilizzando una tecnica di corde, una tecnica del metodo legata vicino al metodo Shibari, insomma una cosa pazzesca. E un giorno andando a yoga ho avuto il grandissimo piacere di incontrare proprio a yoga in doccia, mentre stavamo facendo le docce aperte, e a un certo punto questa carissima persona che mi ha detto: ma perché usi quelle corde? È meglio che te le togli, perché lì hai bisogno probabilmente di essere operato. È così che ci siamo conosciuti a yoga e ho detto: è destino. E quindi a quel punto sono andato sotto i ferri. Un abbraccio di cuore a tutti quanti veramente che in questo momento stanno dando veramente il massimo. Intanto vi ho raccontato anche questa esperienza, tanto siamo in pochi qui. E poi, intanto arrivano messaggi. Roberto Tofani manda i cuori. Barbara Peris, purtroppo devo andare via. Barbara, un abbraccio fortissimo. Enrico Cipriano, Luca, è sempre una certezza, una passione di un piacere ascolto, oltre che una splendida persona. Grazie. Maristella dice: Luca, quante canzoni hai scritto in tutto? Dovrebbero essere circa un'ottantina, forse qualcosa in più. Roberta Papini, bravissimo. Luca Vassese, buona serata. Luciano Pardini, come va Luca? E poi le canzoni scritte, tu intendi quelle pubblicate. Quelle pubblicate sono un'ottantina, qualcosa in più, e poi ce ne sono tante nel cassetto che spero di far uscire presto anche. E bellissime, grazie anche a tutti i volontari, agli angeli del mondo, angeli per me, dice la nostra Rita Romano. Intanto io non vedo collegato, intanto Gilda dice keep your voice up, ma non vedo collegato Seba, ci sei o non ci sei? La Zai, ciao Luca, mestre c'è, insomma io comunque questa canzone ve la canto. Seba, manda Sofia ad ascoltare l'elefante, allora dopo, se non siete collegati in questo momento, altrimenti questo è per Sofia. E immagino già Zai che balla nel suo appartamento in questa quarantena con le sue care amiche, e vi mando un abbraccio e un bacio fortissimo. Questa è per Sofì che abita a Viareggio, anzi Camaiore, e questa è anche per voi che siete di Mestre, quindi facciamo un'unione Mestre Camaiore e salutiamo anche gli amici dell'Ucraina, così facciamo un mega abbraccio grandissimo. Ciò che blocca l'elefante è un ricordo del passato. È quel piccolo paletto a cui è stato incatenato. Ciò che blocca l'elefante è quel che non ha dimenticato, una ferita, ferita aperta che nessuno ha mai curato. E liberate l'elefante, venite gente, e liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum pa. Lai lai lai. Sera, lui resta solo lì a dormire, costretto alla catena, sognando sempre di fuggire, tra clown e domatori, tra acrobati e orchestrali. È arrivato l'elefante, il gigante senza ali. È arrivato l'elefante, venite gente, pim pum pam. È arrivato l'elefante, venite gente, pim pum pa. E liberate l'elefante, venite gente, e liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum pa. E liberiamo l'elefante, venite gente, e liberate l'elefante, venite gente, pim pum pa. Insieme lai 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 lai. E liberate
l'elefante che c'è in voi. Liberate l'energia che c'è in voi. Liberate l'elefante, venite gente, pim pum pam. Liberate l'energia, energia la più bella che ci sia. Energia, energia, energia la più bella che ci sia. Energia, energia, energia la più bella che ci sia. Lai 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 lai. E liberate, liberate l'elefante veramente, veramente di cuore. E intanto arrivano messaggi anche su WhatsApp e poi vorrei dire ad Antonella, sì, Antonella, io ho scritto il tuo numero, però appunto non so come non ti è arrivato e proverò a reinserirlo per avvisarti anche sull'appuntamento di domani. Intanto sono arrivati tanti messaggi, non avevo visto, liberate tutti, dice Salvati, e poi Andrea Sargentini, liberiamo l'elefante che è dentro di noi, Angelo non te lo dico, la classe operaia, chiedo troppo, lo so, va bene, che chi ti conosce, è una canzone che è scritta nell'album La Rivoluzione, la classe operaia, la segno perché probabilmente non l'ho ancora eseguita in queste dirette, forse hai trovato una delle poche canzoni che non ho ancora eseguito. Intanto Sebastian Leone Big dice bravo, un bacio fortissimo a Sofì e proseguo con un'altra canzone che ha a che fare molto oggi c'è il Digital Climate Strike, hanno lanciato oggi, doveva esserci questa manifestazione enorme in tutto il mondo legata al cambiamento climatico, quindi per la lotta al cambiamento climatico e quindi un abbraccio fortissimo a tutti gli amici di Friday for Future che sono collegati anche in questo momento e che dire, questa canzone è per voi, Home Sweet Home, Save the Planet. La fabbrica dei sogni ti vende le emozioni, scambia la realtà caleidoscopio di colori. Mago del palazzo, palazzo di cristallo, prima che domani tre volte canti il gallo. Libera, libera, la tua mente libera, 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 il tuo cuore libera, 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 la tua mente libera, 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 il tuo cuore libera. Casa tua, casa mia, la più bella che ci sia. Casa sì, casa no, casa dolce del falò. Giro, giro tondo, tre volte casca al mondo. Fila, fila, strocca, vediamo già chi tocca. Home sweet home, chicky bom bom bom. Save the planet, save the planet. Home sweet home, chicky bom bom bom. Save the planet. Global climate strike. Home sweet home, chicky bom bom bom. Save the planet, save the planet. Home sweet home, chicky bom bom bom. Save the planet. Global climate strike. Ti verrà, libera, la tua mente libera, 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 il tuo cuore libera. Libera, libera, la tua mente libera, 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 il tuo cuore libera. La fabbrica dei sogni ha un buco nella gomma. Home sweet home, chicky bom bom bom. Amico di ventura, niente vale troppo dura. Home sweet home, chicky bom bom bom. Tocca a te, tocca a me, tocca a tutti finché c'è energia, energia, la più bella che ci sia. Tocca a te, tocca a me, tocca a tutti finché c'è energia, energia, la più bella che ci sia. Home sweet home, chicky bom bom bom. Save the planet, save the planet. Home sweet home, chicky bom bom bom. Save the planet. Global climate strike. Home sweet home, chicky bom bom bom. Save the planet, save the planet. Home sweet home, chicky bom bom bom. Save the planet. Global climate strike. Libera, libera, la tua mente libera, 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 il tuo cuore libera, 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 la tua mente libera, 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 il tuo cuore libera, 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 la tua mente libera, 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 il tuo cuore libera, 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 la tua mente libera, 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 il tuo cuore libera. Il tuo cuore libera, la tua mente libera, 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 e sono anche i 10 anni dell'associazione Il Mondo che vorrei. Abbiamo aperto questa diretta con la canzone del 29 giugno e vorrei mandare un abbraccio fortissimo a Marco Piacentini, a Daniela, a tutti quanti gli amici dell'associazione Il Mondo che vorrei. E poi io vorrei dedicarvi una canzone proprio legata alla terra, legata all'ambiente. Mi dici nessuno ti dà niente per niente, ma il sole continua a brillare, il vento continua a soffiare,
l'acqua scorre nel fiume, mi dici nessuno ti dà niente per niente, ma la terra continua a girare, non si ferma l'onda del mare, non si ferma l'onda del mare, non chiedere nulla che tutto ti sarà dato, il canto della terra, la voce del mare, il respiro che protegge l'esistenza, e per questo continua a respirare, non chiedere nulla che tutto ti sarà dato, il canto della terra, la voce del mare. Quando piove tutti cercano riparo, tranne gli alberi che hanno altro a cui pensare, mi dici nessuno ti dà niente per niente. Questo un giorno qualcuno m'ha insegnato, ma era un uomo forse stanco d'amare, ed io per fortuna non l'ho mai ascoltato. Mi dici nessuno ti dà niente per niente, ma l'albero cresce, la notte scompare, non si ferma all'onda del mare, non si ferma l'onda del mare, non chiedere nulla che tutto ti sarà dato, il canto della terra, la voce del mare, il respiro che protegge l'esistenza, e per questo continua a respirare, non chiedere nulla che tutto ti sarà dato, il canto della terra, la voce del mare. Quando piove tutti cercano riparo, tranne gli alberi che hanno altro a cui pensare. Se non hai un amore, non capisci il senso dell'amore. Se non hai un libro, non capisci il senso della lettura. Se non hai una matita, non capisci il senso del disegno. Ma tutti abbiamo un cielo per capire il senso dell'infinito. E quel cielo è dentro di noi, dentro ognuno di noi. La 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 la. Questa era Quando piove tutti cercano riparo, tranne gli alberi che hanno altro a cui pensare. Intanto Paola, Paola, ho visto che tu mi hai scritto adesso. Luca, non vedi i miei messaggi? Ma dai, non importa, l'importante è che ti veda io. Baciotti a tutti. Paola Zen, questo messaggio l'ho visto. Ne approfitto, Paola, per dire che io poi vado a rivedermi tutta la diretta. Quindi, se mi leggo tutti i vostri messaggi, sappiatelo. E se avete qualche domanda da fare, io comunque rileggendoli, qualcuno magari me ne potrà anche scappare, però solitamente li leggo tutti quanti. Quindi se scrivete comunque io poi lo leggo, e come sapete mi scrivo anche le canzoni da fare per la prossima volta, se non ho letto qualche vostra richiesta. Intanto Sheila Macci dice: sei un poeta. Lucilla Pedretti sta guardando in diretta. Lucia Zanotto: quel cielo è dentro ognuno di noi. Insomma, quanti figli ha la signora Speranza? Io non lo so, forse ne ha tanti, però cantiamo. Yeah, oh mamma mare, yeah, oh mamma mare, yeah, oh mamma mare, yeah, oh mamma mare. Quanti figli ha signora Speranza? Certo alla sua età il coraggio non manca. Da che parte sta signora Speranza? Perché qui da noi ne abbiamo abbastanza. Forse è tempo che apra un po' le porte di casa, per far passare un po' di vento, un'aria nuova. Quanti sogni ha lei, signora Speranza, e venga qui da noi, esca dalla sua stanza, così che il tempo ci racconti una nuova storia,
così che il vento porti un po' di aria nuova. Quanti sogni a lei, signora Speranza? Siamo in tanti qui e ne abbiamo abbastanza. Yeah, oh mamma, mamma, yeah, oh mamma, mamma, yeah, oh mamma, mamma, yeah, oh mamma, mamma, yeah. Com'è bella lei, signora Speranza. Le ha strette in mano le chiavi della storia. E basta un gesto, un suo sguardo, una parola. E poi tutto presto tutto cambierà. E non le sembra già che la nostra pazienza abbia dato, direi, anche abbastanza. A che piano abita, signora Speranza? Veniamo noi da lei, dai che si danza, così che il tempo ci racconti una nuova storia, così che il vento porti un po' di aria nuova. E quanti sogna lei, signora Speranza, e siamo in tanti qui e ne abbiamo abbastanza. Everybody, yeah, oh mamma, 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 yeah, yeah, oh mamma, mamma, yeah, yeah, oh mamma, mamma, yeah. E intanto ho visto collegato anche Stefano Flori, a cui mando un abbraccio fortissimo, che si è collegato, non so se si è collegato adesso o anche prima, non ho visto altri messaggi, ma come sapete, come vi ho appena detto, non riesco a leggere tutti, Andrea Sargentini, tutti ciò che è come un grande vaso di Pandora, in fondo c'è sempre speranza di ogni nuovo giorno. E ciao Luca, dice Patrizia, è ricaduto a Francesco Bellini. Francesco, mi spiace che ti cade questa diretta per la nera, domani festa della liberazione, quindi che ne dici, liberiamo gli ortaggi in OGM? Sai, io ieri mi sono preparato per domani proprio un discorso su ciò che è resistente oggi. Vedi, mi sono fatto i miei appunti, guarda qui, i miei appunti sull'incontro di domani, sulla mia mezz'ora che terrò domani. E oggi è il compleanno dell'editriana, augù, editriana, allora, fermi lì perché scattano i tanti auguri. Happy birthday to you, editriana! Editriana, happy birthday to you. Roberta Bazzicchi dice, ciao Luca, mia figlia Nicole è innamorata di te e ha quasi 11 anni. Nicole, un bacio, un abbraccio fortissimo. Intanto questi auguri sono per Editriana. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Che non sbagli tanti auguri, perché sennò se sbagli tanti auguri è finita. Ho dovuto uscire per un po', adesso sono qui in Portogallo. Il Portogallo ti ascolta. Allora anche tu dal Portogallo, Nuno Filippo Silvia, puoi cantare tanti auguri con me. Cambio tonalità. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Editriana, tanti auguri a te e tanti auguri a te. Tanti auguri a te e tanti auguri Editriana, e tanti auguri a te e tanti auguri a te e tanti auguri a te e tanti auguri Editriana e tanti auguri a te e tanti auguri dalla piazza, tanti auguri a te, tanti auguri dalla piazza, tanti auguri a te. Mi raccomando, scrivete gli auguri a Editriana, Editriana che vive a Camaiore, ma lei è originaria della Sardegna, quindi amici della Sardegna, fate gli auguri ad Editriana, e quindi amici della Versilia, e fate auguri ad Editriana. E arrivano tanti auguri, Valentina Guerrieri, tanti auguri, Carmen Guerrieri, tanti auguri, insomma, questa piazza
piazza hashtag Luca Bassanese, anzi hashtag io resto a casa, piazza Bassanese, è diventata anche questo un momento e un motivo per stare assieme, combattere l'isolamento sociale e sentirsi una grande famiglia. E spero che questi auguri, queste feste che ci abbiamo passato assieme, quanti compleanni in queste 50 ore passate in diretta con voi. E Lucia Zanotto dice che signora Speranza risieda sempre, sempre, e poi passa sempre nei nostri cuori, altrimenti la vita sarebbe polvere che scivola nelle nostre mani. E grazie di questi momenti di poesia che tanti di voi scrivono ogni volta, io ripeto, vado poi a vedermi tutti i messaggi che scrivete, perché è bellissimo leggere quello che vi state dicendo, raccontando, come state interagendo. Ed Elodie Big manda tante mascherine, tanti saluti e tanti sorrisi, non mascherine, sono denti splendenti. E auguri, dice Pia Silva. Insomma, siamo arrivati anche oggi alle 9:09, sentite che suona la sveglia, sono le 9:25. Come è andata la luce oggi? C'è stato meno sbalzo o sbaglio? Ho inserito una luce alle mie spalle e quindi forse ha migliorato un po' questa situazione. Maria Stella, Luca, il cuore è bello. Grazie Maria Stella per dirmi queste parole. Intanto voglio ricordare quello che dice Carlos Santana. When you play music, you're bringing light into the darkness. Quando stai suonando, stai portando luce nell'oscurità. Spero che questa luce, mentre sto suonando, ma io dico stiamo, perché quando si suona, quando si canta, si è un corpo unico con le persone che ti stanno guardando. Non c'è differenza, siamo tutti amplificatori di quello che sta accadendo in quel momento. E Maria Stella Galati dice, Luca, dove vivi, in centro oppure fuori? No, vivo nel centro di Padova. E poi vicino al centro di Padova. E in Paola Perla Nera, infiniti auguri da dove? Perla Nera. Salutami da Sardegna, che io amo tanto. Andrea Sargentini, se stiamo a vedere anche il mio compleanno. Andrea Sargentini, ma allora Andrea Sargentini Sargentini il compleanno invece lo facciamo con la chitarra. Passiamo all'altro strumento, perché si è collegato adesso, questa è Piazza Bassanese. Andrea, tanti auguri Andrea, e tanti auguri Andrea, e tanti auguri Andrea Sargentini, e tanti auguri a te, tanti auguri. Dice Andrea, hai una torta lì in questo momento, la vuoi condividere con noi, la tagliamo, cosa facciamo? Intanto Stefano Florio ha mandato dei personaggi di Guerre Stellari, io non so dove trova gli sticker Stefano Florio. Intanto salutiamo anche il maestro Stefano Florio che si è collegato, ma ho quanto ho capito è qui da un po', e quindi mandiamo un bacio e un abbraccio fortissimo a Stefano Florio, anche tutti voi della piazza, mandate. Bella notizia di Genuno, Filippo Silvia, Valentina Guerrieri, intanto io pensavo che non fossero arrivati altri messaggi, invece ne state mandando tantissimi. Luca, mandami gli auguri a mio fratello che si trova a Melbourne. Maria Stella, un abbraccio fortissimo da... come si chiama tuo fratello? E comunque mandiamo questo abbraccio a Melbourne e ricantiamo una canzone che arrivi fino a Melbourne, al fratello di Maria Stella. E, il mio è il 29, dice Andrea Sargentini, quindi 29 di giugno. Ma qui abbiamo festeggiato prima in anticipo, non si fa. Io non sono superstizioso, ma non si fa, quindi non è il mio compleanno. Ah, ma Andrea Sargentini, mi ha detto anche il mio, capito, il mio compleanno, vabbè. Intanto te li sei già presi, te la registri e il 29 di giugno ti metti gli auguri. Intanto per Maria Stella questa canzone, Siamo la pioggia, siamo il sole, che arrivi fino a Melbourne, negli Stati Uniti, presumo. No, Melbourne, ma che... Attenzione, signori, ne sapete perché? Perché l'altro giorno mi sono collegato tramite Facebook, mi sono collegato, adesso vi dico dove esattamente, mi sono collegato a, e ho confuso, come si chiama l'altra città che invece c'è, e sopra in America, sopra New York, e dove ci sono le aragoste, la città delle aragoste a New York, sopra New York, che puoi dire città delle aragoste un po' diminuire questa meravigliosa città. E sono scritte e ambientati tanti racconti di Stephen King, mentre Melbourne appunto è in Australia, ma mi sono confuso appunto con quest'altra città adesso mi sfugge, no, a una certa ora, quando forza di cantare, il mio cervello si riempie. Melbourne, Australia, per niente, giustamente Maria Stella, sì, ho avuto questo flash, ma l'altra città con cui mi sono confuso adesso non mi viene in mente, quindi insomma, datemi la vostra energia, sono le 9:30, se volete che io prosegua dovete darmi la vostra energia, intanto è meglio forse che beva anche un bicchiere d'acqua.
E non mi viene in mente la città invece americana, ma poi mi verrà in mente. Fino in Australia questa canzone per Maria Stella. Siamo la pioggia e siamo il sole, ventre di madre, gioia e dolore. Siamo la seta nei giorni d'estate e ruvida lana per le notti fredde. Siamo poeti, siamo randagi, siamo rifugi e sepolcri imbiancati. Siamo le notti passate a guardare, siamo un ricordo noi da non dimenticare. Siamo anche terra e siamo anche aria e acqua di fonte e acqua piovana. Siamo le grida e dei nostri figli e siamo leoni e siamo conigli. Siamo il bambino e che non è nato. Siamo la notte di un cielo stellato. Siamo cometa che porta illusioni e siamo re magi. E a volte siamo buffoni. Siamo un corpo che dentro respira, siamo una foglia, un insetto, una spiga. Siamo discorsi lasciati nel vento e siamo fili d'oro di rame d'argento. Siamo il bambino che è stato abbracciato e quello in disparte dimenticato. Siamo la notte di un cielo stellato, il resto è un futuro che avremmo sognato. La pioggia che cade sui tetti, le case, lo sguardo da un treno, l'amore di sempre, le foto, i giornali, ricordi lontani, le corse, il cortile, il vento d'aprile, le mani bagnate sull'uscio d'estate, di sempre, gli amici, la gente, l'armadio di casa, la polvere rosa, l'incanto, la luce, noi due in superficie, nel vento d'estate, 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 nel vento d'estate. Questa canzone che ridi per il fratello di Maria Stella, che arrivi fino a Melbourne, in Australia, la sorella ti abbraccia forte. E intanto mi avete scritto un po' tutte le città, ma io mi sono confuso con il Maine, Melbourne, Maine, non so, non hanno un'assonanza. Io mi sono confuso con il Maine. E intanto Francesca Bellini dice: Luca Aragosta nel Maine, vedete? E poi Alfredo, Maria Stella, Galati, Alfredo, un abbraccio ad Alfredo, ad Alfredo, un abbraccio fortissimo che arrivi fino in Australia. E Andrea Park dice: può essere Baltimora, Luca? No, abbiamo scoperto che era il Maine. E poi grande poesia e musica, Valentina Guerrieri, capolavoro, e di Trena Secchi. Grazie Luca e grazie a tutta la piazza per gli auguri di compleanno. Un compleanno un po' particolare questo, ma appena si potrà festeggeremo a dovere. Assolutamente faremo una piazza bassanese live in casa di Editriana. Oltretutto Editriana, hai trovato la casa e l'appartamento nuovo, così dovrebbe essere più spazioso e possiamo portare tutta la piazza a casa tua. Cosa ne dite voi, piazza bassanese, di andare a casa di Editriana e fare una bellissima festa per il suo compleanno prossimamente? Potrebbe essere un'idea, cosa dite? E intanto che arrivano tutte le città. Alfredo dice appunto Maria Stella, Andrea Sargentini, Australia dice Laura Lippi, e poi Roberta Papini, ciao Stefano ed Elodie, e non è il mio compleanno, ok, siamo arrivati a quelli di prima. Intanto Angelo non te lo dico, che ancora non ho capito come si chiama di cognome, perché ormai io memorizzo Angelo, non te lo dico.
mi sta scrivendo e ah, grandissimo, grandissimo, altre meraviglie, insomma, dopo mi leggo il tuo, ah Luca, forse è meglio non fare la casa per Eva in paradiso come ti ho chiesto in diretta, no, ma guarda, io ti dico, adesso faccio in diretta, canto la casa per Eva in paradiso, e mi ha mandato via mail un ricordo di quando andai a... Il Duca 40 che ogni tanto si collega anche a queste dirette, è un tassista di Roma che fa cantare le persone che salgono sul suo taxi. Un giorno mi trovavo a Roma con la mia chitarra e a un certo punto cosa è successo? Io fermo questo taxi, devo tornare in albergo, salgo e vede che ho la chitarra e il Duca 40 mi dice: puoi cantarmi un pezzo? Insomma, poi mi chiede: posso registrare il video? Insomma, io gli dico: registra pure Duca 40, ci siamo conosciuti in quel momento e c'è questo video in rete, depositato nel sito nel canale YouTube del Duca 40, Noi e Loro di Luca Bassanese, interpretato nel taxi del Duca 40. Andate a vederlo, è veramente una cosa straordinaria. Insomma, la classe operaia non va in paradiso, per Angelo, dov'è che è? Eccolo qua, vediamo, ABCDFGHI, Intanto, forse la prossima volta è meglio che mi metta anche un po' di quelle bibite energetiche dentro, se no io adesso che sono superato le 50 ore di diretta, dov'è la classe operaia, la leggenda, la classe operaia non va più in paradiso, ecco qui, allora, per voi questo pezzo è la prima volta che lo eseguiamo in questa diretta, che lo eseguo in questa diretta, intanto la mia band virtuale qui alle spalle. La classe operaia c'ha la TV al plasma, la classe operaia ha votato centrodestra, qualcuno ha ingannato, la classe operaia non va più in paradiso. Per ogni giovane che esce laureato c'è un nuovo cassa integrato, e se provi a domandare più lavoro ti rispondono in coro: il lavoro non c'è, non chiederlo a me, se il lavoro non c'è, il lavoro non c'è, non chiederlo a me, se il lavoro non c'è. Ma qui c'è da domandarsi prima quale sia il senso del lavoro, dignità e futuro, oppure la classe operaia c'è la TV al plasma, la classe operaia ha votato centrodestra, qualcuno ha ingannato, la classe operaia non va più in paradiso. E allora di che cosa ti lamenti? Se il tuo sogno è legato a un gratta e vinci, torniamo a parlare di lavoro e chiediamoci in coro: il lavoro cos'è? È forse un istinto naturale? Il lavoro cos'è? Il senso del tuo divenire? Ho bisogno di liberarmi di tutte queste condizioni, della merce che occupa i miei sogni, di un mondo che vende le emozioni. Ho bisogno di te che ancora sogni, di te che non ti limiti a gridare. C'è bisogno di fare tanta strada, ma ti prego, iniziamo a camminare, cia cia cia. La classe operaia c'ha la TV al plasma, la classe operaia ha votato centrodestra, qualcuno ha ingannato, la classe operaia non va più in paradiso. Ora pro nobis. E questa canzone dal titolo fa riferimento al titolo del film La classe operaia va in paradiso. E quindi con questo gioco di parole, intanto Angelo non te lo dico, mi dice: grazie, sei pure coraggioso. Angelo, questa canzone fa parte del mio repertorio, non rinnegherò mai una canzone che ho scritto fino ad oggi, quindi questa canzone è per te. E intanto un quarto di vita passato a studiare per diventare anonimo dottore, avrei preferito una laurea d'onore in canti d'invito, mio caro signore. Un quarto di vita passato a studiare per diventare anonimo dottore, avrei preferito una laurea d'onore in canti ed invino, mio caro signore. Ed ora
ora che sono benvenuto tra la gente, educato a studiare come solo dovere. L'unico posto a cui posso aspirare è un lavoro al call center. E chi me lo fa fare? E chi me lo fa fare? Questa vita non è vita. E se mi volessi laureare, anzi sposare, dovrei fare un mutuo, ma non ho le credenziali. Chi può dare quattrini a un'esistenza precaria? Lo diceva Pasolini, certa vita è miseria. Un quarto di vita passato a studiare per diventare anonimo dottore. Avrei preferito una laurea d'onore in canti ed in vino, mio caro signore. La mia generazione non ha perso, perché tuttavia non ha mai vinto. Figlia di madre caduta nel limbo, un nonno per cantante, l'abbiamo solo noi. Abbiamo solo noi che ci vediamo la mattina presto, abbiamo perso il lavoro. E come posso al mattino guardarmi allo specchio, pensare ad un bebè, sentirmi più vecchio? No, non è una scusa, ma una preoccupazione di chi ha già un domani senza pensione, senza pensione. E tu, cara amica, e tu laureata, figlia di madre di un fu 68, chi ti consiglia, ti dice di darla al primo colluso di un padre corrotto? Eppure esisteva un sogno diverso, ma in qualche modo qualcuno l'ha perso. Se ora ripenso a mio nonno partigiano, che nostalgia per quel mondo lontano. Bella ciao! E mamma, perdona queste mie parole, mi sono laureato ed ora sono dottore. Avrò il diritto di rivendicare la mia dignità, coslare l'amore. Eppure se provo ad alzare la voce, a mettermi giù in piazza con gesti di pace, non faccio notizia ma per la verina buco lo schermo, se rompo una vetrina tutti insieme. Ma ora non siamo in pochi a pensare che qui c'è un paese da ricostruire, per il mio futuro, per il tuo venire. La laurea non serve, ora serve lo a dire. E a picconate buttiamo sul muro dell'ignoranza, dell'inequità. Figli di Berlino, non ci ferma nessuno, amici, c'è in gioco la libertà. E picconate, buttiamoci il muro dell'ignoranza, dell'inequità. E figli di Berlino, non ci ferma nessuno, amici, c'è in gioco la libertà. E picconate, buttiamoci il muro dell'ignoranza, dell'inequità. Figli di Berlino, non ci ferma nessuno, amici, c'è posto che adesso si va. Così adesso provo a camminare, dopo un quarto di vita passato a studiare. Muovo i miei passi per non morire, è mio il futuro, è mio l'avvenire. Muoviamo i passi per non morire, è nostro il futuro, è la libertà. Zam, zam. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Din 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 din. Oh, com'è bella l'uva folgarina, oh, com'è bella saperla vendemmiar, e far l'amor con la mia bella, e far l'amore in mezzo al tra. Din 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 din. Oh, Teresina, imbriagona e poca voglia di lavorare, a sé si è tolta la vestaglia, quella che ancora da pagare. Filano a bol, filano a bol, così lo sa, sulla campagna non ti sai che fa ma. Filano a bol, così lo sa, sulla campagna la ti sai che fa ma. Din din din, din din din, din 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 din.
quel mazzolino dei fiori che viene dalla montagna, quel mazzolino dei fiori che viene dalla montagna, e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare. Lo voglio regalare perché è un bel masetto, lo voglio regalare perché è un bel masetto, lo voglio dare al mio moretto questa sera quando viene, lo voglio dare al mio moretto questa sera quando viene, sento la nostalgia del passato, ove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordar, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può star. Sento la nostalgia del passato, ove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordar, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può star. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può star. Insomma, che vi devo dire? Che vi devo dire? Che vi devo dire? Io ho voluto dedicare queste canzoni per gli amici, soprattutto per gli amici che ci seguono da Rio Grande do Sul, gli amici che sono emigrati, irrigando su queste canzoni nel cuore di questi migranti, ma anche nei nostri cuori ci ricordano il volto, i sorrisi dei nostri nonni, di queste persone meravigliose che ci hanno donato queste sonorità, e queste sonorità ci fanno, la musica, questo potere di farci ritornare con la mente in certi momenti e così lasciarci cullare felici da delle melodie talvolta antiche che ci ricordano la bellezza anche di questa nostra terra che è l'Italia. Intanto Marina dice spasiba Luca,
Spasiba, mi ringrazia Marina dell'Ucraina. E Lucia Zanotto, grande, super energico, Luca, anche questa serata. Mio padre è stato 32 anni in Australia, dice Maria Stella. E salutiamo tantissimo tuo padre. Ma quindi tu, Maria Stella, sei tornata mentre tuo fratello è rimasto? Oppure com'è la storia? Raccontacela, raccontacela. Barbara d'Este, ciao Luca, mi potresti suonare? Ho conosciuto un uomo, dice Barbara. E poi Giada, grazie. E poi Lucia Giacometti, grazie Luca, Luno, Filippo e Silva, bellissimo, sei grande. E intanto arrivano cuori, Patrizia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. E poi, Roberta Papini, ciao Giada, Marina, bravo. E arrivano braci, sono gli abbracci coi baci, li abbiamo mai battezzati braci. Yes, you are okay, tu sei okay, dice Pia Silvia. E poi Gianni Marcucci, viva l'Italia, l'Italia liberata. L'Italia grande, l'Italia del caffè, sei un grande artista. Insomma, grazie, grazie di cuore a tutti voi. Mi avete fatto in mente invece la canzone Viva l'Italia di Francesco De Gregori. E io ve la suono, io ve la canto, perché viva l'Italia che resiste, dice la canzone di Francesco De Gregori. Io ve la canto questa sera, stiamo iniziando ad andare verso la chiusura di questa serata. E ricordo, per chi volesse mandarmi il suo numero di telefono, così posso inoltrarvi il link per domattina, che si festeggerà il 25 aprile con l'Ampi di Venezia, assieme alla CGIA di Venezia, un evento particolare su Zoom, veramente molto molto strano, perché è la prima volta che su Zoom l'Ampi di Venezia con la CGIA di Venezia sperimentano questo incontro del 25 aprile. Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia dei valzer e l'Italia dei caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, l'Italia presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia, l'Italia tutta intera. Nai, 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 nai.
E grazie, grazie a tutti per essere stati qui in questa nuova diretta, 28esima puntata, oltre 50 ore di diretta assieme. E Andrea Parker dice: ah, è su Zoom, mi dovrò alzare alle 6. Non preoccuparti, è molto facile collegarsi. Andrea, oggi sono stati aiutati anche i carissimi ultra ottantenni che si collegheranno domani, e sono stati molto molto bravi con la tecnologia e hanno stupito tutti, mi diceva l'amico Daniele, perché domani ci saranno con Zoom. Insomma, la tecnologia può fare anche questo se usata in maniera intelligente. Sei super fantastico, grazie per tutto il benessere che ci dai. Ciao Luca Caro, dice Perla Nera. Silvano Coco manda un abbraccio. E Maria Stella, Maria Stella ci ha raccontato un po' della sua storia. Mia mamma e mio papà erano lì per questioni di lavoro. Io e mio fratello siamo nati a Melbourne. Mia sorella invece era nata in Calabria. Mia mamma, dopo 9 anni, non ha retto, le mancava il paesino, e ha fatto un mese di nave con i 3 figli. Ci siamo circonnavigati l'Africa perché il canale di Suez era chiuso per guerre interne. Io avevo 1 anno, mio fratello 4, mia sorella 8. Mio padre è rimasto lì e veniva ogni 4 anni. Mio fratello all'età di 17 anni andò lì per ragioni di lavoro. Lì c'era mio padre, poi all'età delle pensioni è ritornato. Anche lui suona la chitarra. Maria Stella, grazie per questo racconto, per questo pezzo d'Italia, questa Italia che resiste, e anche la tua Italia, e quello che tu hai vissuto in questa grandissima e importante e densa di emozioni come storia. Grazie, grazie di cuore per avercela raccontata. Sei stata breve, ma sei stata molto, molto intensa. Chissà quanti altri aneddoti ci saranno e ci sono in tutte queste tue vicende, in queste tue storie. E Maria Salvati dice: viva l'Italia, l'Italia tutta intera. E Lucia ringrazia, Patrizia dice: viva l'Italia, l'Italia non muore, bellissima, bravissima, bella interpretazione, grazie Patrizia. E Marina, bellissima canzone di Lucia Zanotto, viva l'Italia tutta intera. Carmelo Garito: viva il mondo, forza Italia, siamo fortissimi, dice Ugo Sala. E Patrizia dice: viva l'Italia, Lucia Zanotto, l'Italia che resiste. E poi Tiziana: allora domattina come facciamo a collegarci con l'Ampi CGL? Carissima Tiziana, non disperare, alla fine di questa diretta lasciatemi un attimo di tempo e poi vi manderò il link a tutti coloro che mi hanno mandato il loro numero di cellulare. Io vi ho inseriti, Tiziana dovrebbe esserti arrivato, anzi mi hai fatto già vedere che ti è arrivato il mio messaggio, quindi funziona, con te funziona. Un abbraccio grande, dice Patrizia Martinese, mandate anche i vostri messaggi. Sono arrivate le 10, sono meno 5 alle 10, sufficienti per raccontarvi, per dirvi appunto che cosa c'è bisogno di fare per domani. Niente di più semplice: collegarsi con Zoom dal link che vi manderò. Intanto avvisatemi se qualcuno non è arrivato il link invece dell'incontro con l'università, fatemelo sapere che ve lo rispedisco, magari probabilmente nel mandarlo a più persone magari qualcuno si è inceppato da qualche parte, sapete com'è, insomma l'omino che porta il messaggio virtualmente è rimasto a metà strada. Insomma, un abbraccio fortissimo a tutti voi che avete seguito in tanti, siete ancora in tantissimi questa diretta. Voglio mandare un abbraccio, un saluto carissimo e caldissimo agli amici del MEI, del meeting delle etichette indipendenti, perché mantengo sempre nel cuore la targa che mi avete regalato. Guardate, ve la faccio vedere perché ce l'ho qui. Non voglio dirvi una bugia, ma ce l'ho qui, eccola qui. Grazie ancora agli amici del MEI per questo meraviglioso dono che mi avete fatto. Questa è la targa che mi hanno regalato gli amici del MEI, che oggi sono collegati con la piattaforma Facebook della loro pagina. Un abbraccio, sì. Io continuo questo abbraccio, che è un bacio. Non so se a Roma magari si può dire abbraccio. Insomma, e adesso siamo qui in 4. Io, mia moglie e i miei nipoti. Stava bene, balla. Beh, insomma, voi mi provocate. E come diceva appunto il carissimo Alberto Sordi, Maccherones mai provocato, Motte Magno, insomma, ci salutiamo con balla, dai, ci salutiamo con balla. Balla, che digi 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 balla. E suona l'organetto, e dall'Italia è venuta a cantare, e lungo il fiume e della Senna, signore e signori, venite a ballare. Balla, che digi balla, che digi balla, che digi balla.
è un ragazzo con un grande cuore e non lasciatelo qui solo a cantare, e se ha un coltello sotto la giacca a nessuno farà mai del male. Sole caldo che altrove risplendi e nel mio cuore ritorna a brillare per i suoi occhi come due specchi la primavera. D'incanto appare, fa che l'amore protegga il cuore. Musica maestro, venite, venite a ballare. Balla, 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 che divi, balla, 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 che divi, balla, balla, va. Che divi, balla, 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 che divi, balla, 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 che divi, balla, balla, va. Che divi, balla, 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 che divi, balla, balla, va. Nei giorni freddi, nei giorni di pioggia, e come dura dover faticare. E sole caldo che altrove risplendi, e nel mio cuore ritorna a brillare per i suoi occhi come due specchi la primavera. D'incanto appare, fa che l'amore protegga il cuore. Musica maestro, venite, venite a ballare. Balla, 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 che di chi balla, balla, che di chi balla, 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 che di chi balla, balla, va. Che di chi balla, 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 che di chi balla, 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 che di chi balla, 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 che di chi balla, balla, va. Che di chi balla, 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 che di chi balla, balla, va. Che di chi balla, 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 che di chi balla, balla, va. E suona, suona, suona l'organetto, e dall'Italia è venuto a cantare, e lungo il fiume della Senna, signore e signori, venite a ballare, e lungo il fiume e della Senna, signore e signori, venite a ballare. Balla, 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 che di balla, balla, va. Che di balla, 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 che di balla, balla, va. Che di balla, 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 che di balla, balla, va. Che di balla, 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 che di balla, balla, va. Grazie, grazie, grazie di cuore. Intanto arrivano altri messaggi. Adesso siamo in quattro qui, miei figli. Nuno, Nuno, sarai contento che ti ho fatto balla balla. E Maria Stella dice: Luca, raccomando a tutti di stare lontani ma uniti. Adesso la fase è più delicata. Hai perfettamente ragione, Maria Stella. Uniti, distanti ma uniti. E cerchiamo di rispettare le regole, perché vuol dire rispettarci tra noi. Francesco Bellini dice: bellissimo il video. Odette Creati Art. Mussolini dice grazie. Mussolini dice grazie ancora. Lucia Zanotto, un abbraccio virtuale a te e a tutta la piazza bassanese. Chi canta prega due volte, ci ricorda questo bellissimo hashtag. E poi Andrea Sargentini: grazie a te, buona serata. Grazie, dice Giada Manucci. Roberta Tofanino: ole. Valentina Guerrieri: sì. Roberta Papini: ciao a tutti, buon proseguimento di serata. Valentina Guerrieri: balla balla balla. Ciao, bella serata, dice Rosi. Irina, Irina manda un applauso, e io mando un applauso a te, Irina. Un applauso e un bacio forte. Andrea Sargentini: balla con un gatto meraviglioso. Pia Silva: un forte abbraccio anche a te e tutti gli amici di questa piazza. Patrizia Marinese: buona serata a tutti. Ugo Sala: salutissimi a te artista e a tutti della provincia di Cosenza. Un abbraccio a tutti gli amici di Cosenza. Barbara D'Este: ci vediamo domenica con la diretta. Allora, domenica, Barbara, se ce la faccio, sarò in diretta anche domenica alle 16. Vi manderò un avviso. Intanto l'appuntamento è per domattina. Oggi è stata una settimana molto intensa tra l'incontro all'università e domani che ci sarà questa cosa in mattinata, e mattinata non è facile poi cantare, insomma, cercherò di restare in forma e poter fare anche domenica. Poi Nuno Filippo Silva dice: grazie Luca, mio figlio salta come un pazzo. Me lo immagino, Nuno, un abbraccio forte a tuo figlio Luca. Lucia Giacometti: ciao Luca, buona serata e grazie di tutta questa musica benefica che arriva in questi giorni di quarantena. Ti ricordo di essere venuto a Frosinone nel 2009. Assolutamente sì, sono venuto a Frosinone, mi ricordo. Io ero sotto al palco con i miei figli e non ho più smesso di ascoltarti. A me fanno tanto piacere questi racconti, queste storie, perché mi fanno capire gli intrecci che ci sono qui. Raccontatemi, se ci siete stati, se ci siamo incontrati, fatemelo sapere. Mi fa molto, molto, molto piacere e dà un senso al mio percorso artistico. Valentina Guerrieri: ciao Piazza Bassanese, buon 25 aprile a tutti. Roberta Tofani manda un bellissimo personaggino. Roberta Tofani ha anche di nuovo altri personaggi. Marina Marina: buona serata amici. Marina Marina, buona serata anche a te. E poi altri saluti che arrivano dall'Ucraina: spasiba, spasiba, spasiba. E poi buona serata a tutti, dice Gilda Lì. Valentina Guerrieri: ciao Luca, a domani, grazie per questa bella serata. Alessandro Pedreschi: buona serata, grazie, grazie e buona libertà a tutti, dice Lucia. Giada Manucci: Luca, dove devo mandare il cellulare? Il cellulare me lo mandi o su Messenger, cioè sul messaggio della mia pagina. Vai sulla mia pagina dove sto trasmettendo questa diretta, fai messaggia e scrivi lì il mio, oppure su info@lucabassanese.it, come preferisci.
Se non ti rispondo, riscrivimi, perché vuol dire che si è perso in qualche maniera. Irina Irina dice grazie, Barbara D'Este sì, ti credo. Teresina, abbraccio, Stodo, Teresina da Rio Grande do Sul, un abbraccio forte, Barbara D'Este, ma domenica che ora? Allora, domenica io terrei le 16 il pomeriggio. Comunque vi mando un avviso per essere sicuro, sapete che io nella giornata poi spedisco un messaggio, un video oppure una foto con la conferma. Valentina Guerrieri, Giada, glielo mando io, se vuoi altrimenti su Messenger. Non importa, Valentina, fai pure che mi ok, vabbè. Francesco Bellini, puoi contare la canzone, quella che hai cantato all'incontro. Valentina Guerrieri alle 9. Carmen Ghelleni, bellissima serata, bellissima. Mi state scrivendo ancora in tanti, io vi ringrazio, mi fa molto piacere. Grazie, sei un coraggioso, direbbe, sei incoraggioso, direbbe Hemingway. Grazie Angelo, grazie a tutti. Mandatemi appunto il vostro numero, così vi mando il link per domani, appena finisce questa diretta. Carico la diretta su YouTube, mando il link e poi mangio. Ok, ci vediamo. Un abbraccio fortissimo a tutti. Tutti. Adorata mia terra, amore che ho perduto. Terra adorata mia terra, amore che ho perduto. Se tu fossi in cielo lontana, o su una vetta ai limiti del mondo, saprei correre a te, anche con scarpe di ferro, ma ti separa da me un tratto sottile, ti separa da me un tratto sottile, ti separa da me un tratto sottile. L'invasore lo chiama confine. Buona festa della liberazione a tutti. Ci vediamo domani. Un abbraccio e un bacio a tutti quanti. Ciao.